tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Fiona ed è quasi ufficialmente iniziato E3 2017. Oggi è lunedì e siamo in anteprima qui a vedere la nuova Xbox One X. E è un po' uno scioglilingua da dire, però vabbè, ce ne faremo una ragione. È nera e piccolissima, è stata messa di fianco a Xbox One S per far vedere le differenze nella dimensione. Come potete vedere è molto molto più piccola, tra l'altro tutti gli accessori saranno compatibili, quindi tutti gli accessori che avete di Xbox One S, quello che avete a casa, sarà compatibile con la nuova Xbox. Facciamola vedere bene da vicino. È molto bella, nera, dal finish matte che non è lucido. Sulla parte frontale troviamo il tasto di accensione, che è questo. Qua dentro possiamo inserire il disco e abbiamo questi due tasti, uno per l'accoppiamento, che è quello così, l'accoppiamento con il joypad, e un ingresso USB sulla parte frontale. Ma sul retro troviamo innanzitutto qui dovrebbe esserci le prese per la dissipazione del calore. Scusate, guardate cosa è successo qua, mi sembra che sono andata in vacanza in posti strani. Va bene, cavo di alimentazione, due HDMI uguale identico alla vecchia console, altri due ingressi USB, un ingresso IR out, questo è l'ingresso per il cavo ottico e il cavo di rete. Sulla parte laterale sono dei forellini, penso che anche da questa parte si dissiperà il calore di questa console. Tra l'altro sul lato abbiamo un Hello from Seattle, non si è capito per quale motivo. Il controller invece è praticamente identico agli altri, non cambia tendenzialmente nulla. In merito alle caratteristiche tecniche, da Microsoft non si sono sbilanciati più di tanto, oltre a dirci dei soliti 6 teraflops della GPU e dei 12 GB della RAM. Altro non sappiamo, sappiamo che è una console che fa girare i giochi in 4K nativi con 60 frame per secondo fissi. Abbiamo visto una demo di Forza Motorsport 7 che è veramente spettacolare. Adesso andiamo giù nello show floor, andiamo a provare gli altri giochi e ci vediamo nel prossimo video. Baci!